Ciao, quello che stai per vedere è l'1%, un estratto di altissimo valore di una lezione della mia masterclass. Che cos'è la masterclass? È un percorso di 12 ore che ho creato, un'ora a settimana per 3 mesi, quindi 12 appuntamenti virtuali, nei quali ti insegno la soluzione dalla A alla Z. Vedrai che troverai un sacco di valore in questa clip, quindi immagina quanto valore puoi trovare in una singola lezione e quindi nell'intera masterclass. Sei ancora in tempo per entrare, a un prezzo veramente ridicolo, clicca il link qua sotto in descrizione e accedi. Ti aspetto a lezione. Stuzzicamento positivo. Trattino flirt. Quando parlate, ovviamente, non potete avere una comunicazione solo volta alla chiacchiera, perché qua non dobbiamo conoscere basta una ragazza, dobbiamo conoscerla e farla interessare a noi. Quindi dobbiamo generare in lei interesse. L'interesse come si genera? Innanzitutto, essendo una persona molto interessante, ovvero curiosa, particolare, capace di parlare e sapersi raccontare. Una persona può essere la persona più monotona del mondo, nel senso che, adesso faccio qualche esempio, se ci ho preso non prendetevela, ma potete avere anche il lavoro più stronzo del mondo, più banale del mondo, da il netturbino, che per alcuni clienti che ho avuto appunto, che erano netturbini, lamentavano il fatto che, cavolo, ma come faccio a raccontare il mio lavoro? Si dice in una parola ed è brutto a pensarci. Abbiamo trovato il modo di raccontarlo al meglio, poi ve lo spiego. Qualunque sia il vostro lavoro, se lo sapete raccontare e vi sapete raccontare perché voi siete qualcosa in più rispetto a solo il vostro lavoro, quindi vi identifica qualcosa in più, siete persone interessanti da conoscere. Tutto sta a come vi ponete, a come vi presentate. E questo è il punto primo. Il secondo punto per lo stuzzicamento è che appunto non dovete limitarvi a parlare con una ragazza, con una donna, con quello che è, perché altrimenti così si configurerebbe una conoscenza tra due esseri umani e fine lì. Voi dovete interessarla, quindi dovete flirtarci. Cos'è il flirt? È una comunicazione ammiccante, spiritosa, stuzzicante. Perché dico stuzzicamento positivo? Perché lo stuzzicare una ragazza è il metterla, se così vogliamo, un po' in un pochino in soggezione, farla sentire un pochettino fuori luogo, un po' sbagliata e punzecchiarla, cioè prenderla un po' per il culo, banalmente. E con questo non intendo fare tipo Nelson, ah, sciocca, stupida, oppure fare le battute magari a sfondo sessuale, quelle proprio eliminatele, almeno non subito, le faremo poi, quando parleremo di chat. Lo stuzzicare si intende il prenderla un po' per i fondelli, prenderla in giro, magari dire una frase con un sottotesto ironico, un po' sbeffeggiante, quella è la comunicazione. Adesso così su due piedi non mi vengono in mente, ma ci penserò in back mentre vi faccio mentre faccio la lezione, se mi viene ve la dico poi. Dovete flirtare, si dice, cioè parlare sempre con quel tono che sottintende che siete incuriositi, siete interessati a lei, non cotti, ma si sa che state flirtando. Quando lei capisce che state flirtando, porrà l'attenzione su questo e risponderà a specchio al vostro flirt, ma la conversazione, anche nella sua testa, passerà a un ok, sto flirtando con lui. E se lei rimane lì a flirtare con voi è perché vuole farlo, è che capisce che è in atto un gioco di seduzione tra le parti e se sta al gioco, tanto meglio, vuol dire che ha accettato e porta avanti la cosa. Una donna non arriva al flirt se ovviamente non ha scelto di darvi ascolto e non arriva mai al flirt se appunto se ne va prima perché non siete stati capaci di interessarla a tal punto da farla fermare o comunque a farla proseguire, farla interessare a voi. Ecco. Per flirt intendo qualcosa che può essere, non so, ma anche una leggera presa per il culo su qualcosa che vi ha raccontato o che vi ha detto banalmente. Se vedi, io faccio sempre questo esempio: se vedete questa ragazza vestita che sembra un cartone animato e ve lo ricorda, potreste esordire dicendole: ciao, guarda, non ho potuto fare a meno di notare che assomigli tantissimo a un personaggio degli anime che guardavo da ragazzo, che guardo tuttora, e dovevo assolutamente dirtelo. Quindi non te la prendere o prendetela, fai come vuoi, ma devo dirti che cavolo, con quello zainetto assomigli troppo a personaggio X.